Pane al pane su Radio Lombardia e Lombardia Channel. Perché niente, Grillo si è presentato e a confronto con Renzi, a differenza dell'altra volta con Bersani, ma in realtà c'è stato un monologo, come dite voi. Sì, esatto. Diciamo che per quello che è il mio punto di vista, Grillo ha perso un'occasione, soprattutto. È questo che io voglio chiedere ai miei ascoltatori. Prego, scusami, Colombo. Non ha ascoltato quello che era stato l'input sostanzialmente dei suoi elettori, che online sul blog gli avevano chiesto questo colloquio, lui, certo, l'avesse definito una farsa questo colloquio. Il colloquio nell'idea, nella testa degli elettori, doveva essere sui contenuti, e quel colloquio non c'è stato confronto, quindi sostanzialmente Grillo è andato contro quelle che erano state le richieste del suo popolo, del Movimento 5 Stelle, che gli avevano chiesto di confrontarsi con Renzi sui contenuti, e Grillo sostanzialmente, certo, non l'ha fatto, certo, si è rifiutato, è andato a colloquio con Renzi, dando vita a un vero e proprio monologo. Renzi ha avuto sì o no un minuto per parlare, mettendo insieme tutti gli spezzoni delle però risposte. Diciamo l'altro aspetto, questo lo abbiamo seguito, abbiamo, come dicevo, degli audio, abbiamo anche un esponente del Movimento 5 Stelle, quindi anche tu cogli come me questo dubbio. Quello che io sto girando ai miei ascoltatori è proprio questo. Poi le cose però si sono concluse c'è l'altro aspetto che voi infatti titolate come tempi e come battute: è sabato la riserva verrà sciolta, lunedì la fiducia alle Camere. Questi sono i tempi che oggi Renzi ha dichiarato. Sì, esatto, quindi nel weekend dovrebbe presentare la squadra di governo, per cui c'è ancora molto attesa, soprattutto non è ancora stato sciolto il nodo del Ministero dell'Economia. E non è stato sciolto, almeno pubblicamente, quello. Sì, c'è molta. Ci sono tanti toto ministri, ma abbastanza riserva su no, nomi sicuri, nessuno si va oltre. Sì, diciamo che tutto lascia presagire che comunque, soprattutto con Alfano, perché quello era il problema, se è stato raggiunto un accordo, perché Alfano ha detto che ci sono buone possibilità sostanzialmente. Questo accordo con Alfano, quindi probabilmente il nuovo centrodestra avrà tre poltrone in ministro o due con quella, e questo potrebbe, anche se mi sembra difficile. Certo, questo vedremo, perché è veramente fino a prova contraria tutto da stabilire, però potrebbe essere uno dei motivi per cui Grillo ha accettato di non consultarsi con qualcosa che già era deciso e ben poco cambiava dalla precedente situazione, perché sì, anche questo va detto, insomma. Anche se le consultazioni in teoria dovevano essere più sui contenuti che sulle poltrone, quindi certo, il fatto che Grillo non avrebbe poi avuto posti all'interno del governo Renzi non implicava che lui certo Sergio, non intendevo un'altra cosa, mi sono spiegata male, non che lui fosse lì per trovare l'accordo di poltrone, non credo, ma che visto quanto prima di queste consultazioni era già stato, tra virgolette, deciso questi accordi, questa maggioranza che non è cambiata, questo cambio di staffetta che poco lascia, detto anche a voce di molti PD, poco lascia vedere al di qua, forse è stato uno dei motivi. Però insomma vedremo anche che cosa dice la gente. Io mi auguro che ci chiamino 0268 84230, e noi stiamo sul pezzo, perché ogni giorno cominceremo tra poco a parlare per dati oggettivi anche di ministri e di voci, perché insomma poi fino ad arrivare insieme a lunedì. Quindi grazie Lettera 43. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro Sergio, grazie. Allora, se sei d'accordo Yolanda, io manderei, dura veramente un attimo, un audio che vede a confronto, e sentiamo soprattutto quello che, anche se molti lo avranno già fatto, dice Grillo a Renzi durante questa consultazione, che poco consultazione pare essere stata. Certo. Prego. Tu lo sai.
sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile da parte mia e da parte nostra. Sono davanti tre sindaci, dai. Però no, non vuol dire, io parlo con lui. Io parlo con lui. Andiamo con ordine. Tu pensa alla differenziata Reggio Emilia. Appunto, anche a Firenze. Quanto è la differenza tra Reggio Emilia e tu? 60. Sì, bravo. Benissimo, una bella cosa. Bene, allora fate i sindaci. Ma fate i sindaci. Siete stati eletti per fare i sindaci, non per fare queste cose. Se io ti do il voto per fare il sindaco, fai il sindaco. Noi, ecco, allora finisce anche lui. Però io adesso ti sento, per educazione ti sento. Perché il gesto che hai fatto è stato un gesto che io rispetto. Non voglio ti segnalo soltanto che io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto omaggio, perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre gli spettacoli in televisione, non li faccio io. Sai che non giro canale, ogni volta che giro ci sei e fai la macchietta. Una volta dici mai fare le scarpe a Letta e poi è successo quello che succede. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile perché rappresenti della gente che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Ecco, questo era il tentativo che si conclude un attimo dopo, perché è durato pochissimo, con l'altra registrazione e l'uscita alla fine di questo incontro. Lo sentiamo. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Ah, caspita. Allora, caro Beppe, se questo era... E ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Io non sono più democratico con una persona come te. No, non lo sei mai stato, per cui non è un problema. Perché bypassi il Parlamento, fate decreti legge. Io faccio decreti legge. Non sono mai entrato in aula ancora, Beppe. Ecco, allora sentiamo subito Yolanda Nanni e vi invitiamo a intervenire 0268 8 4230. Prego Yolanda, la sua posizione. Vero che molti hanno detto il blog ha deciso di farle queste consultazioni, questo sembra da fuori non essere avvenuto. Allora, innanzitutto premetto che parlo da attivista in questo momento, certo, che ha partecipato alle consultazioni e quindi non in qualità di portavoce consigliere regionale, che non ha alcuna competenza in merito alle questioni statali. L'abbiamo detto in apertura, assolutamente. Ecco, ci tenevo a precisarlo. Bisogna fare attenzione quando si dice che Grillo non ha rispettato la volontà degli elettori, perché chi conosce il mondo degli elettori 5 Stelle sa benissimo che nell'esprimere la volontà di partecipare a una consultazione con Renzi non si intendeva andare a confrontarsi sui contenuti, andare a fare una proposta sulle poltrone, una classica consultazione, anche perché di classica consultazione in un governo costituito in questo modo altamente lesivo della democrazia in questo paese non si può parlare. Quello che gli elettori chiedevano a Grillo e ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle è di andare a manifestare il loro punto di vista a Renzi, come è giusto che fosse, e il che è stato ben fatto da Beppe Grillo, in quanto lui ha esplicitato che noi non diamo alcuna fiducia a Renzi, e penso che non ci possa essere nessuno che possa dire oggi che ci sarebbe stata anche un 0,01% di possibilità di andare a confrontarsi e poi fare un'alleanza con Renzi, proprio perché Renzi rappresenta in questo momento la partitocrazia e anche a livello di contenuti e di programma tutto quello contro cui si sta battendo il Movimento 5 Stelle per offrire un'alternativa di vero sviluppo sostenibile al paese, che va in senso radicalmente opposto alla linea di Renzi. E rispetto a chi non è, intanto credo che abbiamo anche raccolto un po' le opinioni di che cosa invece la gente pensa di Renzi, perché come dicevo è stato messo a confronto molto questo incontro con quello che ci fu tra Movimento 5 Stelle e Bersani nelle precedenti consultazioni l'anno scorso. Ecco, dicevo, in quest'ottica non sarebbe stato più produttivo utilizzare lo streaming, utilizzare questo momento per essere portavoce se non di un accordo, ma di proposte, per poi mettere al limite con le spalle al muro chi le cose dovrebbe risolvere, chi avrà il compito di formare il governo, chi avrà il compito di proporre e portare avanti le riforme?
No, non ritengo che in un incontro di un quarto d'ora si possa raggiungere né un accordo né si possa enumerare le numerosissime proposte che il Movimento 5 Stelle sta facendo in Parlamento e che peraltro sono cosa nota perché sono stati depositati dei progetti di legge, per cui se ci fosse una reale volontà politica da parte di Renzi... Sareste stati ascoltati prima, ma certamente. Se quelli che dice lo fa, bisogna vedere cosa c'è in corpo. Questo pollo che si crede un pavone non mi piace. Ritorna il Silvio? Probabilmente sì. C'è sempre una speranza, diciamo. Lui non lo è. Sì, vabbè, accettiamo anche lui, però all'inizio tutti sono buoni. All'inizio sono tutti uguali, poi vediamo, proviamo, com'è. Intanto forza Inter, dici sì, che sempre. Lì non si sbaglia mai. Sempre, sempre. Ma sì. Mi dice cosa ne pensa al volo? Che è un cacciaballe. La gente con una parola ti dice tutto, eh? Ci vuole, ci manca, lo adoriamo. Cioè, faccio bene a farmi vedere in giro con questo ragazzo qua o no? Il nuovo... Cioè, chi è che fa più bella nuovo... figura? Io lui, cioè, devo capire chi fa far bella figura a chi. La bella figura la fai te. No? Cioè? Sì, sì, Renzo. È Renzo. Cosa ne pensa? No. Simpatico? Simpatico. Bell'uomo? Sì, sì, bell'uomo. Sarà qualcosa per noi? Penso di sì, perché è giovane, no? Perché è giovane? Chi è? Non lo so. Come non lo so? Non... Chi è? Renzi! Cioè... Matteo, il nostro che? Presidente del Consiglio. Comunque Renzi, per le prossime volte. Un parere grazioso e carino. Sì, sì, ma siamo felici. Se ci crediamo... Certo. Wait and see. Aspettiamo. È il mio preferito. sono fiorentina anch'io, si immagini lei. Sì. Che devo dire? Ciao Renzi, dai, quello che ciao Renzi, vai benissimo così, vai. No. Brutto re. No, c'ha un carattere invadente. Addirittura, ma no, un po' vivace. No, non mi piace. Era meglio. Ma guarda, uno o l'altro non cambia niente, guarda. Lo rottammo anche, rottammo tutti ormai. Anche lui. Tu. Sì, è uno stronzone. Perché? Perché ha pugnalato Letta alle spalle, non doveva farlo. Il Financial Times dice così. Chi lo dice? Anche il Financial Times. Okay. Financial Times. Okay. È una rivista, ha detto che la poltrona non la voleva, invece se l'è presa. Ciao Renzi, vai benissimo così, vai. E queste erano le voci della gente, grazie a Sonia Bedeschi. Sono un po' sull'onda grillina, in effetti, adesso che ci ragione, vero o no, Nanni? Io non sono stupita perché ho continui feedback anche come portavoce dai cittadini e questo è semplicemente il risultato di un'ondata crescente di consenso nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io mi sono appuntata tre reazioni. Prego. Che sono simboliche. Questo pollo che si crede un pavone, all'inizio sono tutti uguali e wait and sì, stiamo a vedere. In particolare all'inizio sono tutti uguali. È importantissimo questo commento del cittadino che nasconde dietro una sfiducia e un'incertezza fortissima. Perché per fare politica oggi bisogna riacquisire quella credibilità che il sistema partitocratico ha perso. Il Movimento 5 Stelle in questo rafforza i propri consensi perché porta avanti con coerenza totale i propri valori. Pensiamo solo alla rinuncia di 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Pensiamo che io come indennità mi autoriduco della metà il mio stipendio come avevamo promesso in campagna elettorale. Rendicontiamo le nostre note spese, quindi non c'è possibilità di caricare ai cittadini spese personali, ruberie, furfanterie o creare un meccanismo di corruttele come quello che si è evidenziato dalla cronaca di questi giorni, soprattutto all'interno dei consigli regionali di quasi tutte le regioni più importanti di questo paese. La interrompo solo un secondo perché abbiamo un ascoltatore, quindi un'altra persona che ci sta ascoltando e come con Sonia al mercato può dire la sua. Buonasera Luigi, grazie di essere con noi. Grazie Laura, buonasera a lei, alla sua ospite e agli ascoltatori. Allora, io faccio una premessa. Secondo me andare a discutere con Renzi di contenuti è un po' come svegliarsi di notte di soprassalto, trovare il ladro in casa e mettersi a discutere su quale oggetto può rubare, quale orologio invece. Quindi lei avrebbe votato no? Allora, io ho votato, non è che avrei o no. Ah, scusa. Io in realtà ho votato come attivista, parlo per me. Sì, certo. E ho votato invece perché no. Grillo partecipasse, cioè perché il Movimento 5 Stelle partecipasse.
ma non perché voglio contraddirmi, per un motivo molto semplice. Secondo me oggi Grillo ha perso una grande opportunità, che non è stata quella di confrontarsi sui contenuti, perché francamente su che contenuti ci siamo. Ma questo era evidente, certo. Ma perché oggi non, lui poteva stravincere, poteva veramente stravincere. A mio avviso, e poi magari verrò smentito dalla sua ospite, perché lasciando parlare Renzi sui contenuti e poi asfaltarlo punto per punto sarebbe stata una vittoria pulita. Questa era la mia riflessione in apertura, è la riflessione che ponevo anch'io a Nanni, cioè ok andare e non certo per condividere poltrone, questo era evidente, no. Ma si capiva, però se la sfiducia, cioè l'occasione persa di chi l'ha mandato lì era probabilmente quella di un po' di smontare, di sgonfiare una situazione, perché eravate in streaming, cioè questa era la grossa differenza. Ecco, secondo me proprio quell'occasione è stata un'occasione persa. Attenzione, per l'amor del cielo, oggi comunque a mio avviso il Movimento 5 Stelle ha portato comunque a casa una vittoria. Però quale Luigi? Perché io me la son persa, perdono. Quale? Dire chiaro e tondo in faccia a una persona che non merita la minima fiducia, ma che rappresenta solo i poteri forti, secondo me è stata una grandissima vittoria per la democrazia. Ma credo che almeno questo, Luigi, no, su questo devo dissentire fortemente, sempre da cittadino a cittadino, non stiamo... Oddio, Laura, no, nel senso che per fortuna, grazie a Dio, in Italia ancora... Se incontri Renzi per strada gli dici sei un buffone, non ti arresta nessuno, voglio dire, tutti possono dire la loro. Abbiamo sentito adesso audio molto pesanti, e il fatto che voi all'interno del Parlamento dite la vostra anche da prima, cioè voglio dire, non... Allora, Laura, ma una persona come Renzi, mi perdoni, se non la definisce un buffone, come lo definirebbe? Ha detto tutto e ha fatto il contrario di tutto nel giro di 15 giorni, mi perdoni, ma secondo me... Vedremo, com'è wait and see, diceva un nostro ascoltatore, un intervistato un attimo fa. Adesso ha già dimostrato di comportarsi esattamente all'opposto di quello che ha predicato fino adesso, cioè tutte le azioni che ha commesso fino ad oggi, cioè quello di fare le scarpe a Letta, quello di insidiarsi come Presidente del Consiglio senza passare da elezioni, l'ha fatto. Quindi cioè, qua stiamo parlando di fatti, non stiamo parlando di vedremo, cioè noi abbiamo già visto. Lui ha sempre detto due cose che ha puntualmente smentito e ha fatto dell'altro. Quindi siamo già di fronte dei fatti inoppugnabili. Su questo penso che non ci possa essere... No, siamo su questo un po' lo diciamo... Mi è rimasto proprio l'amaro in bocca perché io mi sono guardato la diretta stream. E si aspettava qualcosa di più, insomma. Era in pausa pranzo. Mi aspettavo che Grillo lasciasse parlare Renzi e con l'aiuto di Luigi Di Maio, che, per il quale provo una grande stima, e punto per punto lo asfaltasse proprio senza proprio diritto di... Che c'è stato un attimo in cui ha detto ascoltate lui, ma poi non gli ha dato la parola, per cui il risultato è un po' difficile. Poi e presti anche il fianco alle critiche dei giornalisti, anche degli attivisti del movimento. Di chi è in grado di intendere volere, dai, adesso esatto, di là che faccia il giornalista esatto, o abbia una testa per ragionare. Presti anche il fianco alle critiche, invece secondo me l'avesse fatto parlare, esponeva tutto il suo programma di governo, che poi in realtà molti punti sono stati fatti presi dal Movimento 5 Stelle, e poi ha asfaltato tranquillamente. Chiarissimo. Contraddizioni era la cosa migliore per a caso un risultato buono. Grazie Luigi, la devo interrompere perché voglio dare la sentire anche Yolanda Nanni ovviamente su questo suo intervento, però poi devo subito dare la linea al GR, quindi grazie Luigi, prego Yolanda, siete d'accordo sul fatto che nessuno si aspettasse degli accordi, vedo con l'altro attivista del Movimento 5 Stelle, però per lui è un'occasione persa. No, io ribadisco, ero già contraria alle consultazioni a priori, poi la maggioranza... Lei era un no, cioè lei era un io no. Io ero un no, però la maggioranza ha vinto e la maggioranza porta avanti i nostri valori e principi in concomitanza. No, secondo me è stata invece una grandissima occasione per il Movimento 5 Stelle, perché penso, e lo ripeto, che nessuno avesse neanche voglia di star lì a discutere sui problemi di un Renzi che apre, e lo ricordo perché questo è stato detto, non è passato nella registrazione, ma la consultazione si è aperta così, dicendo: dobbiamo arrivare in Europa dopo aver fatto una serie di riforme per portare la ciccia e dimostrare chi siamo. Allora, anche solo un'affermazione del genere è gravissima, cioè non si può portare il dibattito della consultazione su un piano poco credibile come questo, perché comunque sappiamo che queste riforme si dovevano fare molto prima e non sono mai state fatte. E questo non è colpa sua. E questo non è colpa sua fino a un certo punto, perché ricordiamo che questi sono comunque esponenti
esponenti di partito, persone, certo, che però portano avanti una linea, se sempre se esiste ancora l'interno, se parliamo, del partito, certo, un dibattito, certo. Ora da gennaio gli affitti sono aumentati, le spese pure, e quindi c'è molto malumore, molta protesta, mentre non riusciamo ancora a capire da parte della regione, del suo presidente, cosa si intende fare per il futuro delle Alere, in particolare per rilanciare la sua funzione sociale, che è importantissima per tutte queste famiglie. Domani protesteremo e quindi speriamo, certo, di poter avere notizie migliori. Certo, io la ringrazio, ne abbiamo parlato anche venerdì proprio qui in studio con l'assessore di Regione Lombardia, ridiamo la parola anche al Movimento 5 Stelle con Yolanda Nanni e abbiamo dato nota anche di questo appuntamento di domani. Grazie Ronda, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Allora, questa posizione dell'Aller, che devo dire, ne abbiamo parlato sia con l'assessore Comune di Milano Benelli, sia che con l'assessore Bulbarelli della Regione, e qualcosa si sta facendo, ma prego, a lei Nanni. Ma sul qualcosa si sta facendo, i lavori sono sempre troppo troppo a rilento e soprattutto vengono fatti all'inverso, in direzione opposta rispetto, cioè, a quelle che sono le esigenze reali manifestate dagli inquilini, dai sindacati, dalle associazioni che noi come gruppo 5 Stelle, in particolare io sono membro della commissione quinta che si occupa di Aler, e anche della commissione d'inchiesta che a oggi non è ancora stata attivata, ma si spera che sia attivata a breve visto il grosso buco in bilancio di Aler. Quindi lei mi conferma che c'è in arrivo questa commissione d'inchiesta. Sa, sì, perché le dico questo? Perché l'aveva confermato già anche l'assessore, però c'era stata una specifica domanda di un cittadino che aveva chiamato durante questi nostri appuntamenti con l'assessore della casa di regione e di comune, che diceva: ma rispetto al vecchio dovrebbe esserci un'inchiesta, qualcuno dove pure ci sarà. Questo ce lo ci confermo. Sarà, è stata richiesta espressamente da tutte le forze di minoranza. Ripetiamo e riconfermiamo quanto è dichiarato. È stata accolta la nostra richiesta e il Presidente, brava, del Consiglio dovrà adesso attivarla, e certo, è stata sollecitata l'ultima seduta, però, d'aula di martedì. Però quindi esiste un qualcosa che si chiama inchiesta. Commissione d'inchiesta. È, cioè, esattamente quello che aveva chiesto il nostro ascoltatore. Che avrà appunto lo scopo principale di accertare le responsabilità di questa mala gestione, perché ricordo ai radioascoltatori, perfetto, che parliamo di 345 milioni di euro di debito, che sono una voragine e praticamente certificano l'Aler Milano sull'orlo del fallimento. Prego. Quindi qui la prima domanda da porsi è non tanto agire subito, e quello è scontato, con una riforma sostanziale della legge regionale 27/2009, ma anche e soprattutto andare a accertare le responsabilità, perché si è proceduto recentemente alle nuove nomine. Tu sai che il Movimento 5 Stelle fa una battaglia in Consiglio regionale come in Parlamento per spoliticizzare le nomine degli enti pubblici e per, diciamo, consentire un loro efficientamento attraverso la nomina di persone serie, oneste, capaci e competenti, cosa di cui purtroppo non possiamo avere garanzia in merito alla recente riforma gestionale di Aler che abbiamo varato dal Consiglio regionale, che ha portato dei risparmi, però ci diceva l'assessore venerdì. Ha portato dei risparmi, tagli di poltrone, risparmi, un'ottimizzazione. Non è proprio tutto oro quello che luccica, no, perché se fosse stato almeno sì approvato il nostro progetto di legge sulla riforma gestionale, io sarei venuta qui a dirle: sicuri che abbiamo risparmiato 3 milioni di euro l'anno almeno per i cittadini. Con il sistemino adottato dal governatore Maroni, perché poi questa è stata una riforma, è noto, all'interno degli addetti ai lavori in consiglio, dettata dal governatore Maroni, quindi in cui anche le opposizioni e noi siamo riusciti a far passare un principio, che è quello dell'abolizione dei consigli di amministrazione, che è nato proprio dal nostro progetto di legge e che poi Maroni ci ha preso, ma ben venga. Il problema è che questo principio non è stato poi abbinato anche a una pulizia nel settore nomine, nel senso che attualmente i presidenti dell'Aler e i direttori generali dell'Aler sono entrambi di nomina politica e soprattutto, la cosa più grave, decadono con la decadenza della legislatura. Allora, un cittadino sa che un direttore generale provvede alla programmazione di un ente, la programmazione non può essere fatta nel breve periodo, quindi
quindi legare una carica tecnica alla legislatura e quindi alla politica e quindi alla partitocrazia già denota che non c'è una reale volontà di cambiamento in questo senso. Poi aggiungo e concludo su questa parte che il Movimento 5 Stelle è stata l'unica vera forza di opposizione in Consiglio regionale sulle tematiche ALER, in quanto già da aprile, quando fu presentata la famosa mozione per il commissariamento, in cui bipartisan, in cui dal PD a Patto Civico, al PDL, alla Lega, Fratelli d'Italia, erano tutti d'accordo per commissariare le ALER lombarde, noi abbiamo detto no, nessun bisogno di commissariare le ALER, partiamo subito col lavoro sulla riforma sostanziale, quindi andiamo ad agire sulle graduatorie, i criteri di assegnazione, i controlli, le manutenzioni e la riqualifica degli stabili, l'attuazione dei contratti di quartiere che a tutt'oggi sono rimasti inattuati. Abbiamo perso un anno per partorire una riforma gestionale che cambia ben poco, perché ALER è politicizzato tanto quanto, se non più di prima. Certo, io tra l'altro lei ha appena toccato in questo ragionamento anche dei temi che sono molto delicati, tra cui oltre che rispondere alle esigenze abitative che hanno anche proprio cambiato la loro forma nella richiesta, nell'esigenza, perché appunto oggi come oggi da doppio reddito si è diventati monoreddito se non senza lavoro, c'è una condizione di crisi e di difficoltà lavorativa che una separazione di coppia con magari dei figli porta a non potersi permettere la seconda casa, e quindi, cioè, ci sono nuove fasce, nuovi non mi piace dire nuovi poveri, però che portano a un'esigenza da attendere. Noi abbiamo un audio dell'assessore Maiorino che ci porta vicino anche a quelle situazioni estreme che sono molto delicate, perché laddove si parla per esempio di disagio, di povertà, e si parla però di sfratti, ci sono proprietà, ci sono esigenze, se c'è la morosità e c'è la difficoltà come agire, però è vero anche che altri inquilini, molti li abbiamo sentiti sulla morosità, mentre fanno fatica e anche se ALER il loro affittino lo pagano, sono arrabbiati, perché, e quindi è un discorso credo che anche psicologicamente sia molto molto delicato. Sentiamo insieme questo audio dell'assessore Maiorino che ci parla proprio degli sgomberi e ci dice la sua proprio su questo. Io credo che l'assessore Benelli in particolare stia facendo quello che si deve fare, cioè sta lavorando per la generazione di un nuovo soggetto, d'intesa evidentemente con Regione Lombardia, che sappia gestire in maniera positiva l'edilizia residenziale pubblica, e poi siamo inevitabilmente rigorosi con chi occupa abusivamente degli alloggi, perché chi occupa toglie il diritto, lei del diritto di chi sta in graduatoria ad aspettare. E ovviamente ci sono casi sociali da valutare, la presenza dei minori in alcune situazioni, tutto questo viene costantemente valutato, ma non posso, io credo che sia inaccettabile la violenza sempre, non vada mai tollerata e non sia mai giustificata, e quindi credo che vada assolutamente sostenuto il lavoro dell'assessore Benelli, che diciamo si trova in questa situazione molto complessa, che però è un pezzo di politica sociale, perché il welfare passa evidentemente innanzitutto attraverso l'offerta abitativa, e solo il rispetto delle regole può essere la cornice nella quale si compie l'offerta abitativa. Ecco, mai la violenza, su questo siamo d'accordo, ma violenza è anche, ne abbiamo proprio parlato qui in studio, quando magari un proprietario che ci ha proprio telefonato, e quindi parlo anche, voi siete regione però, di interazione col comune, e diceva: io avevo un appartamento che era dato in affitto con delle persone morose che sapevo essere in difficoltà, mi sono recato al comune, ho detto io vengo incontro e do una mano, metto a disposizione dei mesi in più del mio appartamento, però poi datemi una mano a liberarlo, cioè ci veniamo incontro in questi termini, tanto ormai so che questa situazione deve andare a finire. E gli è stata risposta: se le vuole liberare il suo appartamento deve assolutamente fare lo sfratto, fare tutta la procedura giuridica. Lui dice: io non è che sono solo buono, oltre mi spiaceva, però se io risparmiavo quei soldini di procedura giuridica, di avvocato, di sfratto, li mettevo in altri 2-3 mesi, gli trovate un alloggio. Cioè, questo era un cittadino qualunque che nel nostro ragionamento fatto come con lei oggi ha dato una, più che una proposta, ha detto perché no, perché ci si chiede tempo,
però poi a noi si costringe. Quindi ci sono le due facce della stessa medaglia. Prego, Nanni. Sì, molto interessante quello che ha detto questo proprietario. Infatti, per quello e fra non riportavo, l'altro, certo. Io lo accolgo proprio come istanza, proprio in questo processo di audizione che sto facendo con molti comitati, inquilini e anche dipendenti di Aler, in quanto siamo proprio ora alla partenza della seconda parte della riforma Aler, che va a toccare questi. In diretta, sempre con noi, Yolanda Nanni, Movimento 5 Stelle, Regione Lombardia. Giulio. Sì, buonasera. Buonasera, lei è un nostro ascoltatore. Certo, sì, vi stavo ascoltando e niente, sì. Quando sento quelli del Movimento 5 Stelle non resiste, devo chiamare più forte di me, visto che ormai non mi fanno più scrivere sul blog. Perché non la fanno più scrivere sul blog? L'hanno esclusa? No, perché non la fanno? È imbarazzante, avrò cambiato 400 di email perché ogni volta quando scrivo quello di scomodo, praticamente, prima ti riempio di insulti, il vaffa è proprio la prima cosa, perché io la cosa che ho notato. Cioè lei, no, aspetta, io non ho capito. Lei mi ha detto che lei fa dei nickname diversi perché si riscrive al blog e regolarmente, esatto, scrive qualcosa, bravo, tipo non sono d'accordo su, esatto, quello che ha detto oggi Grillo a Renzi e le chiudono. Ma no, ma loro proprio, ecco, diciamo una cosa precisa che hanno. Proprio che lo bannano, mi dicono tecnicamente. Come dice, lo bannano, insomma, le tolgono la parola. A fan diversamente, dopodiché, perché loro non sono capaci di confrontarsi. Io ho notato, io sono ormai dal 2006 che scrivo sul blog, quando l'ho scoperto a settembre, lui ha aperto a gennaio, e dall'epoca il primo anno ci ho creduto, poi quando ho visto che non sono in grado di confrontarsi, cioè o la pensi come loro, se no vai sul blog di quell'altro, ecco. Comunque sia, io volevo dire questo, loro sono molto bravi a criticare, no? Cioè, se voi guardate, la loro politica è quella di puntare il dito a quelli così, quelli così, quelli così. E poi loro si vantano del fatto... Mi dica Giulio che devo far parlare anche Marco. Cioè, non avete trovato più un incontro, mi sembra di capire, dagli ultimi anni. Loro sono seri, loro dicono che rinunciano ai soldi, ma loro l'unico motivo per cui rinunciano ai soldi è perché Beppe Grillo comunque non esitorierebbe, perché lui è fuori dalla politica. Ecco, non sono come... Non ho capito, Giulio. Con Boncompagni, la stessa cosa. Solo quando si dissocieranno da Grillo, forse faranno qualcosa, ma se no, di fatto fanno solo critiche e basta. Di fatto, al netto delle critiche, non c'è nulla, zero. Buonasera. Grazie Giulio, grazie. Le do subito la parola a Yolanda Nanni tra un attimo, perché sentiamo anche Marco che è in attesa. Marco, buonasera. Buonasera a lei Laura, buonasera anche al suo ospite. Buonasera. Eccoci qua Marco. Un'informazione, giusto perché io vi ascolto sempre con molta, molta curiosità. Io volevo chiedere un esempio alla sua ospite. A proposito di un discorso eventualmente, volevo fare solo un esempio di... supponendo che una persona deve candidarsi per avere una casa popolare, no? Quindi parliamo, sì, di liste, tutte queste cose. Sì. Se prendiamo un utente medio intorno ai 2100 euro al mese, parliamo così, quindi non, sì, 2100 euro al mese separato, proprietario di casa, no? Uh-huh. A che graduatoria andrebbe incontro un sistema ALE? Certo, separato, proprietario di casa. Da 2100 euro al mese, io ho fatto... Sai qual è che c'è? Adesso io faccio, ovviamente la faccio rispondere da Nanni. Vorrei stare un secondo. Prego, prego, prego. Altrimenti non riuscirei poi a capire, perché le spiego qual è il problema. Che secondo me, vuol dire, ci sono delle situazioni che non stanno necessariamente in terra. E sono d'accordo. Per me, quindi volevo sapere cosa ne pensa la sua ospite, certo, su un esempio di questo genere, se questa persona è candidabile ad avere, certo, una casa popolare. No. Certo, grazie Marco, grazie. Beh, chiaramente una... io spero davvero, Marco, di cuore che non sia un suo caso, perché questo è il tipico caso di cui parlavamo prima, dove abbiamo 2100 euro al mese, per cui per molti un reddito da sogno, una casa di proprietà, per cui figuriamoci se rientra in una categoria, quella parola separata porta quei 2100 euro a essere pochi, perché ci sarà un mantenimento se poi ci sono dei figli, delle spese, tribunale, eccetera. In più la casa di proprietà se ne va, perché uno se si separa e ci sono dei figli sta di là, per cui diventa una categoria che non esiste. Abbiamo ancora Davide e poi la ringrazio, perché questa è una bella veramente domanda. Prego Davide.
Sì, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Allora, fermamente solidale col vostro col collegamento con quella persona che ha detto queste cose, perché sono anch'io nella stessa situazione. Marco, eh sì, che categoria è? Siete ricchi, avete le case di proprietà, poi vi separate, che cavolo. La categoria dei separati, degli equilibristi, direi, come il film. Certo. Volevo solo fare un attimo una foto su quello che è successo oggi. Sì? La classica cosa che succede, di quanto è il distacco della politica. Tanto c'è da criticare da una parte quanto dall'altra. Per quanto riguarda invece il precedente intervento che ha fatto il telespettatore, io dico questo, dico che da 20 anni noi siamo in una certa situazione. Il Movimento 5 Stelle è il movimento che è nato dalla stanchezza che abbiamo di tutta questa politica. Il risvolto non poteva essere diverso. Per quanto riguarda il presidente futuro che sarà in carica, io sono un lavoratore dipendente, mi ricordo questa frase qui, 100 euro in più in busta paga ai lavoratori dipendenti. Quando farà questo, cioè quindi diminuzione delle tasse, quando farà questo, perché ormai guardo solo questo, del resto non può interessarmi di niente perché è fatti, questo. Fatti e non questo, parole, certo. Esatto, quando farà questo allora potrò dire che sì, Renzi ha mantenuto la sua parola, ecco. Certo, Davide. Parte, insomma. Io la ringrazio e spero di poter avere un suo collegamento quando questo avverrà, perché non sarà solo felice di dover ringraziare Renzi, lo saremo tutti, ma vuol dire che qualcosa si è mosso e non è certo una battuta. Prego, abbiamo pochissimo tempo, ma lo lasciamo tutto a Yolanda Nanni. Sono finiti i collegamenti, sì. Cercherò di rispondere a tutte le domande. Anche partendo, a Giulio. Partendo dal primo, era Giulio, Giulio giusto? Giulio era il primo che l'avete allora, bannato. Giulio come è bannato? Un radioascoltatore un po' confuso in realtà sul Movimento 5 Stelle, perché chi crede nel Movimento 5 Stelle innanzitutto non pensa che l'unico modo di attivarsi sia quello di andare a fare commenti o critiche sul blog, che per carità sono ben accette, purtroppo in costanza di offese o di volgarità, come qualsiasi altro blog che peraltro non è gestito dal Movimento 5 Stelle ma da Casaleggio, vengono bannati. Altrimenti poi ci sono casi come quelli della Boldrini, in cui si tira su un polverone dicendo che il Movimento 5 Stelle, quindi anche tutti i suoi rappresentanti, sono persone volgari che incitano all'odio eccetera, quando poi la responsabilità penale personale se l'assume chi commenta su un blog. Pertanto i blog volgari, le offese o comunque i cosiddetti troll, che nella rete sono molto conosciuti, vengono bannati, perché sono persone che arrivano sul nostro blog soltanto per, diciamo, fare da propaganda ad altri partiti. Suggerirei però a Giulio, perché a noi piace essere costruttivi e non distruttivi, e che evidentemente non conosce le numerose proposte e iniziative portate avanti e che sono state anche approvate dal governo in questi mesi, per quanto noi siamo un'opposizione, di partecipare più attivamente per conoscere le vere attività del movimento. E per partecipare ci si attiva in prima persona.